Buongiorno, perché comunque anche svegliarsi così non è mica male. Siamo svegliati così. Si apre che sta sciacquando i sottili della colazione. Teddy che dorme ancora. E qui lo spettacolo. Questi alberoni. Buongiorno. Buongiorno. Aspettiamo un po' dell'acqua. Sì. Ho fatto vedere che abbiamo dormito. Dai, anche questo si cuoie. Mamma, è freddo, che sta male. Freschino. Vediamo un po' qua cos'è. Beh, 19 gradi. 19. Non sono pochi, ma neanche poi. No, dai, ci sta. Sì, è bello fresco. Stanotte si è dormito bene anche. Mamma mia, anche Teddy non ha fatto una minimo curva. rumore. Si è goduto questo freschino. Comunque ora ci riprendiamo un po' e poi, ragazzi, approfitto E si dell'acqua. riparte. Faccio la lavatrice stamani. Vai. C'è un picchio, vedrai, eh? Sì. Buongiorno, eh? Buongiorno anche da Teddy. Allora, i ragazzi di Maestrali Esplore 4x4 sono arrivati e ci siamo messi in cammino. Siamo Abbiamo andati, iniziato no? subito con un bello sterrato di quelli di easy, giusto sì, per svegliarsi. Semplice, semplice. E vediamo dove ci portano stamattina. A dopo. Comunque, guarda, anche noi non siamo esperti proprio di queste guide, non abbiamo fatto nessun corso, non abbiamo fatto niente, niente, però ce la stiamo cavando abbastanza bene, dai. Un po' di ridotte. Un po' di ridotte, un po' d'attenzione, poi seguiamo tutti i consigli che ci ha dato Stefano e... E andiamo. E il Discovery si difende sempre bene, dai. Sì, Discovery va, va. Che poi a vederlo così sembra semplice, no? Dici, oh, che va che sia. Però in realtà se metti la ruota in un posto un po' sbagliato, ci si gratta un po' la macchina sotto. Di lato è già grattata. Di lato grattata. Ormai... Però come ci hanno scritto ieri su Instagram, se non è grattata non ti sei divertito. E effettivamente è vero, eh. Non fa una piega come discorso. Ti faccio vedere il tempo. Okay. Vai. Un saglio, Teddy. Andiamo a vedere. Qua.
Oh, ma che vista c'hai di qua? E in fondo dietro vedi sotto quei monti gelati, ok, la zona industriale. Questo qui davanti, questo il rilievo dopo il primo che vedi qua, sì? Quel rilievo è Monti di Dio, tipo l'acqua smeraldina, la conoscete? Sì, la smeraldina viene importata. Ah, da lì è l'acqua di tempio. Sì ci sono le sorgenti lì. No, dopo andremo praticamente, adesso noi facciamo il giro, prima vi porto i conti. Prendiamo una strada qui sotto fino a sotto Monti di Deu, dove praticamente lì troviamo la tomba dei giganti. Perfetto. In punta a Monti di Deu c'è un nuraghe, praticamente lì si ipotizza che c'era un grosso villaggio nuraghe nelle pareti, praticamente c'è un nuraghe in punta, proprio un nuraghe sotto e un altro nuraghe che ormai è andato in rovina, e con il cimitero, quindi lì si ipotizza che c'era un grande villaggio. Bene. Anche ieri dalla come si chiama? Dalla Madonna della Neve. È stato bello. È bello, c'era un po' di foschia. E anche Roberto ce l'ha detto, peccato c'è questa foschia, però bellissima. No, vabbè, sì, da su si vede tanto. Tu ti stai divertendo, per me. Dice che dopo scendiamo di qua. Oh. Ma noi ci si fa? A voglia te. Sì. Dobbiamo passare di qua. Vieni avanti. Ma lo stiamo facendo. Abbiamo picchiato anche giù, eh. Vieni da me. Stop. Basta, vieni dritto. Vieni così. Pensami a me. Vai. Vieni. Piano, vieni. Vieni. Vai tranquillo, vieni. Così. Yuhu! Yuhu! Abbiamo sbattuto prima di sotto, un pochino. Non so quanto, cos'è? Non ce n'è altre più grandi. Queste sono le case dei nostri pastori. Ok, e io la guardo. Adesso andiamo più giù, c'è la pizza. Si va in casa dei pastori? Queste venivano usate fino a 100 anni fa in transumanza per il bestiame, venivano su dal paese, ok, e quindi si hanno creato, ecco, dei rifugi, portavano su il bestiame sul monte a pascolare e hanno fatto dei sassi una sorta di casa. Questi si chiamano liconchi, vengono chiamati, in uso fino a 100 anni fa, dai, 80 anni fa, fino ad 80 anni fa. Aspetta che mi tocchi. Noi siamo qui. Ok.
Queste che stiamo percorrendo comunque sia sono tutte vecchie, vecchie strade, carrericci, che si transitava con i muli e con i carri, per il trasporto sia comunque di alimenti, sia di tutte queste cose. E in più venivano, come vi ho spiegato prima, con il bestiame, perché il bestiame veniva portato su al monte da Tempio, comunque per pascolare, per avere pascoli nuovi. E questi sono i rifugi dei nostri pastori. Andiamo a visitarli adesso. Vai. Questi erano già predisposti comunque come pietre a essere, ecco, a risultare un rifugio. Ci sono anche, molte persone lasciano gli attrezzi che c'erano, quindi padelle, cose così così, sono le ritrovano qua. Questi sono un piccolo rifugio, dove comunque erano riparati dall'acqua e da tutto. Quando si veniva qui il tempo di permanenza era tanto, nel senso che poteva rimanere 2 settimane, 3 settimane, mesi, dipende. Teddy! Ah, siete una pecorella. Stai giù, stai giù. Comunque sono tutte così, qui. Ce ne sono altre, ce ne tante. Questa è la più particolare. Bella questa. Guarda la pietra che cosa fa di il rifugio già naturale. Sì. Ma è un pezzettino, sembra, ma è un pezzettino. Poi ormai ho il mio filosa personale, Teddy? Ciao Teddy! Il viditino lo vedete? Dalle antenne? Che sono qua, eccole. Abbiamo fatto tutto quei costoni, tutti così, E poi così fino a scendere giù. E ad arrivare qui. E siamo qua. E girare di qua e arrivare qua. E ora si prosegue a piedi. Via. Ponte, Teddy, l'hai passato il ponte senza volare di sotto? E senza far volare di sotto la mamma, più che altro. Mi dire che sei stanco, guarda. Questa si chiama tomba dei giganti. Erano dei cimiteri, infine. Vengono rappresentati. Allora, la porticina, a prescindere dalla porticina, la porticina è simbolica. Significa il collegamento tra il mondo dei morti e il mondo dei vivi. Questa era la piazza del culto, qui comunque di cerimonia, quando. Perché mi sposto per via di lui che ti anzi, no? Funerali. Sì. Dietro, dopo andiamo a vederla, dietro praticamente qui, da qui parte il corridoio dove venivano adagiati i rifugi. Questa, se tu noti, è intagliata. Questa è una caratteristica di tutte le esedre centrali, perché le tombe dei giganti hanno l'esedra centrale la più alta e va a scalare. Questa sicuramente qualcuno, come abbiamo detto giù al nuraghe, qualcuno l'ha rubata, perché comunque si ipotizza che era sui 4 metri alta. Vedendo comunque le altre tombe, questa è l'unica del territorio che è tagliata, insomma, è bassa. La piazza è 20 metri di larghezza. Adesso ed è profonda 13 metri, quindi adesso andremo a vederla. Questa è particolare perché è seminterrata. Ci sono tante tombe dei giganti che non sono seminterrate. Significa che questa, vedi? Anche perché forse non l'hanno mai scavata, anche perché. Sì. Però altrimenti molte tombe dei giganti si vedono le mura di cinta in troppo.
qui hanno trovato ceramiche e si ipotizza, hanno ipotizzato, più che altro hanno studiato, risalgono dal XVIII secolo al XVII secolo, le ceramiche ritrovate qui. Ma perché sono quelle che forse mettevano come doni ai defunti, no? Sì. Allora, qui possiamo anche entrare. Mi metto da questa parte. Allora, qua si ipotizza, tutto fatto comunque con due mura di cinta, stretto. Qua si ipotizza che la botola era in legno, perché comunque andava tolta e adagiavano i defunti. Non c'era distinzione di niente, di età oppure di rango, niente. Cioè venivano seppelliti dai gente importante, comunque a persone normali, bambini e tutto. Quindi sono state ritrovate con nessuna distinzione. Ossa con nessuna distinzione. Se vogliamo entrare, se volete entrare piano piano. Ma io entro te che resto con Teddy. Vai, così andiamo a vedere. Andiamo dentro. Sennò qui Teddy lo posso portare. Lascia lo zaino, la luce ce l'hai, sì. Ok, sì. Sì. Vedi comunque. Qui sono state trovate ossa, ceramiche, come ti ho detto prima. È spettacolo, sì. Cioè. E di qua è la porticina che si vedeva prima. La porticina da fuori, sì, che si vedeva da fuori. Guarda. Bestiali, comunque. Sono costruzioni assurde. Guarda i massi. Questo è uno dei particolari di questa zona, perché veniva fatto con massi grandi. Ma sì, no, ce n'è al centro, per dire, centro Sardegna sono massi più piccoli, o più andando, come ce l'hanno messi. O più andando. No, guarda, adesso vieni, ti faccio vedere l'architrave. Ho questi due massi qua e adesso tu questo, guarda. Mi devi spiegare come sono stati possibili metterceli. È vero, è allucinante. Senza senso. Cioè, questo qua, non puoi manco dire, lo sollevi. Questo qui peserà 5 quintali. Da qua si vede, non si vede. Allora, c'è la... Ah, guarda qua. Questo. Adesso spiegami cosa può essere, stato. Comunque qua era... chiuso lo stesso, perché ti ripeto, era sempre, o ci si passava la roba, ci sono, ma cosa sapere, ma comunque ci conservavano forse qualcosa, perché qui era chiuso, quindi non è che lo facevano consultare. No. Abbiamo problemi? No, facevo un po' di cure dopo due giorni di terra e basta, un po' di curette, ho controllato l'olio. Ehi. Olio perfetto, aggiungiamo un pochino di acqua ai vetri, perché comunque l'abbiamo terminata. Forse ci va aggiunto un po' d'acqua. Oh. Un po' di cure le vuole anche lei, poverina. Si lascia raffreddare un po', va? Ci voglio mettere un po' d'acqua anche. Come vuoi? Da fare un po' di mix. Teddy. Tanto questa acqua qua è quella che abbiamo caricato, no? Sì. Almeno, eh? Almeno che non sia frizzina. Occhio al tappino rosso, che sono sempre quelli che ci vanno dentro. Sì, ma qui sono stati intelligenti, perché c'è il filtro. Allora. Così. Via. Messa anche quella. Quindi, ora, quindi, macchina sistemata, Teddy sistemato, noi ci siamo lavati, ci resta solo che preparare cena. Sì, un po' di cena ci vuole. Sì. Oggi giornata che ci ha messo a dura prova, si può dire? Sì. No, però è stata bella, ci siamo divertiti, ci hanno portato a fare dei giri spettacolari. Te com'è? Ti sei divertita o no? Io mi sono divertita un botto. Bene, l'importante è quello. Via, andiamo. Andiamo a fare la scena. A dopo. Praticamente la scena l'abbiamo fatta.
però la fame era talmente tanta che alla fine non abbiamo documentato niente. Però fidatevi, abbiamo mangiato un bel piatto di pasta con il ragù e... Era buonissima, era. Sarà stata era la buona. Fame, la stanchezza, i moscerini che girano qua da tutte le parti. Quindi se prima ci siamo lasciati, ci vediamo dopo cena, ora noi abbiamo cenato e vi diciamo buonanotte. Buonanotte. Vi facciamo vedere com'è Teddy. A domani. Lui praticamente è così da quando siamo arrivati qua. Ha mangiato perché proprio c'aveva un po' di carne insieme alle crocchette, però è stanco. Via. Ciao a tutti. Ciao.